Ciao a tutti, sono Candida. Scusate il tono della mia voce, ma continuo ad avere l'influenza. Nel video di oggi voglio proporvi una cover per un'agenda 2019. Nello specifico, questa è la mia agenda 2019. E, ho voluto fare provare a fare una lavorazione un po' particolare che non avevo mai fatto per vedere un po' il risultato. E vi dico subito che ho utilizzato della carta, semplice carta velina, quella che si trova nei pacchi, che ho stropicciato ed ho appiccicato sulla base della mia cover. Comunque lo vedete poi durante il procedimento. E vi ho spiegato appunto della carta velina perché magari poi nel procedimento non si capisce. E poi ho realizzato tutti gli altri particolari, i vari ritagli di carta con l'album Spring Botanic di Stamperia. E ho utilizzato anche questa carta particolare verde che mi è stata regalata da una mia amica. Ho voluto fare una copertina con i colori un pochino più tenui perché è un pochino più delicata, perché magari ultimamente ho fatto sempre dei lavori di mix media un pochino più scuri e avevo voglia di cambiare un pochino i colori. Vi faccio vedere nel particolare come è venuto il risultato finale. Ho utilizzato ancora degli strass, dei pizzi, i soliti pizzi che mi ha regalato mia mamma, che sto usando praticamente in tutti i miei lavori, e anche questi fiori sono di Stamperia. È un lavoro particolarmente semplice anche questo e direi alquanto veloce. E quindi se vi piace può essere uno spunto per decorare un'anonima agenda da utilizzare poi per tutto l'anno. Detto questo, non ci resta che partire con il procedimento e vedere come realizzare questa cover.
La cover della mia agenda 2019 è terminata. Ve la faccio vedere più vicino, così magari potete vedere meglio i dettagli del legno decorato con l'embossing e le applicazioni ultime che ho fatto di questi microscopici strass rosa antico come la carta, delle scritte 2019 e dei fiorellini. Se avete dubbi o domande, scrivetemi e cercherò di rispondervi il più in fretta possibile. Oppure, se avete piacere, lasciatemi semplicemente un commento sul video di oggi. Se anche questo progetto vi è piaciuto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube, così continuerete ad aiutarmi a farlo crescere. E detto questo, non mi resta come al solito che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!